Questo set non è tanto grande rispetto agli altri, sono 172 carte. Non sono tante, eh. Noi stasera ne guardiamo circa 90, quindi più della metà guardiamo. E secondo me la maggior parte di quelle che usciranno comunque fanno schifo, e vi spiego perché. Perché allora, questa qua è la lista già completa. Allora, noi sappiamo che sono 172 carte e poi le carte rare segrete. Abbiamo 20 Pokémon V, 3 Pokémon VMAX e 4 V-Star. I V-Star ne hanno già rivelati 3 su 4 e i VMAX tutti e 3. I Pokémon V quasi tutti li ha rivelati, quindi anche se mancano ancora circa metà carte, in realtà sono carte abbastanza schifose probabilmente, la maggior parte di quelle belle le conosciamo già. 22 trainer rivelate e qua ne abbiamo 20, quindi praticamente ci sono tutte anche queste, e un'energia speciale e ce l'abbiamo, e non è un'energia da poco tra l'altro. Esatto, il set in cui vanno spesi i soldi, però adesso vedremo bene, perché io l'ho già guardate, però adesso vediamo. Credo non ci sia altro da aggiungere, quindi mi sa che passerei a guardare le carte, anche perché iniziamo a essere in tanti, quindi penso che sia il momento di passare al dunque. Io qua avevo ritagliato benissimo, perché si vede così in piccolo Kindler? Ecco, mi raccomando ragazzi, aspetta un attimo. Ok, perfetto, io ve lo dico subito. Questa carta qua si pronuncia Kindler o Kindler, non è Kindler, ok? Perché già me lo sento dire, gioco Kindler, no, è Kindler. Perché il verbo è to kindle, che vuol dire accendere in inglese. Quindi cominciamo così. Cominciamo facendo un po' l'inglese. Mi sono preso bene da ieri sera che abbiamo fatto la live in inglese. Allora, Charizard V-Star, ma ragazzi è bellissimo Charizard. Adesso no, basta spoiler. Prima carta, Kindler. Che sarà, non so come sarà in italiano, non ne ho idea. Che sarebbe il nuovo Welder più o meno, ma in realtà non c'entra niente, semplicemente un uomo che fa qualcosa con il fuoco. Puoi giocare questa carta solo se scarti un'energia fuoco dalla mano, guarda le prime 7 carte del mazzo e ne scegli 2 e le aggiungi alla tua mano. Allora, accendino. Allora, secondo me questa carta non è forte, perché in passato c'era analisi di Bill, c'era anche determinazione di Misty, entrambe carte che non hanno visto chissà quanto gioco, e questa carta è molto simile. C'è il vantaggio che scarti l'energia fuoco, e tra poco vedremo perché è un vantaggio scartare un'energia fuoco, ma secondo me il gioco non vale la candela, giusto per fare giochi di parole a tema fuoco. Secondo me non è forte questa. Avax sembra OP, addirittura. Il fiammiferaio, bellissimo, spero che lo traducano così. Bill prenderà solo 2 trainer, assolutamente. Però, cioè, perché dovrei giocare una carta aiuto per prendere 2 delle prime 7 carte del mazzo quando posso giocare Drizzle e prendere direttamente quella che voglio? Cioè, tu usi Drizzle per prendere Kindler? Prendi direttamente la carta che prenderesti, no? Misty era solo una carta, però comunque cioè, la sostanza era simile. Per dire, uno potrebbe dire, ok, posso giocare i mazzi fase 2, prendo l'evoluzione o la candy. Con Misty vedevi 8 carte. Va bene, Yasuza, grandissimo. Questa carta funziona bene con la stadio che vedremo adesso. Però vi dico, secondo me questa non è una grande carta. Però, adesso qua, dobbiamo prendere un po' di familiarità, vedere anche le altre carte, vedere le interazioni. Prossima carta, Charon's Care. Preoccupazione di Comor. Proviamo anche a tradurle così. No, evitiamo, dai. Questa è già una carta fortissima. Tra l'altro, ragazzi, notare come ha tradotto... No, ma questa non l'ha tradotta... non l'ha tradotta Talonitex. Non può averla fatta così bene. Sembra la carta ufficiale. Dai, non l'ha tradotta lui questa. Scegli un Pokémon di tipo normale che hai in gioco, che ha dei segnalini danno su di sé, e aggiungilo alla tua mano con tutte le carte assegnate. Per dire, avete davanti... Boh, Grident VMAX con 300 danni. Giocate Charon, riprendete in mano Grident e siete a posto. È una carta molto forte. L'unica cosa che mi perplime un pochino è quali sono i Pokémon di tipo normale forti che ci sono adesso. Allora, in questa espansione ce n'è uno abbastanza forte che, tra l'altro, non per fare spoiler, ma lo vedete un po' alla sinistra di Charon, sopra il logo. Però, esatto, con Blissey V è forte. Chiaro che però, poi tutte le energie le riprendi in mano anziché assegnarle o scartarle, quindi non so. Ragazzi, però a me sta un po' irritando il fatto che io avevo ritagliato così bene. Scusate, mi dà un po' fastidio questa cosa. L'avevo ritagliato così bene prima. O che le carte trainer hanno una dimensione... No, forse le carte trainer hanno una dimensione diversa, per quello. L'avevo tarato sulle carte Pokémon. Vabbè. Ok. È come... Esatto, è come Acerola, Malpi. Anche Tornadus VMAX.
Esatto, Marghe ha già spoilerato che è per Arceus. Sì, tra poco vedremo un Arceus. Anzi, in realtà ve lo dico, Arceus è l'ultima carta che vediamo, perché ho visto che è l'ultimo Pokémon e abbiamo cominciato dai trainer. Però vabbè. Torno giocabile, senti, Scorch. Vediamo. Ci ragioniamo adesso quando arriva quella carta. No, secondo me no, vinci, perché questa carta qua non l'ha tradotta Talonite, ma è una carta... è una carta così, che è già stata tradotta dalla Pokémon, secondo me, questa. Poi, cosa abbiamo? Ace Rolas Premonition. Infatti adesso la vedete nella dimensione giusta, vero? Esatto. Queste sono quelle che ha tradotto lui. Che bravo che le traduce. Il tuo avversario mostra la sua mano. Pesca una carta per ogni carta allenatore che ha in mano. Che vuol dire che se il mio avversario allenatore vuol dire strumento, oggetto, stadio, aiuto, tutte. Cioè, nel senso... Secondo me questa fa un po' schifo. Non è una carta forte. Direi di no. Anzi, facciamo così. Questa la cancelliamo. Le cancelliamo quelle che non ci piacciono, così poi alla fine vediamo quali rimangono. Gloria. Cerca nel tuo mazzo. Come si chiamerà in italiano Gloria? Perché a volte quando hanno i nomi italiani in inglese poi li cambiano e li rendono più difficili da pronunciare. Sarei curioso, vabbè. Marca. Ok. La giochi solamente in item lock. Beh, è vero, sì, in item lock ci può anche stare. Con Pikachu V-Union. Gloria, cerca nel tuo mazzo fino a 3 Pokémon base che non abbiano regola speciale, si chiama in italiano, rule box, quindi Pokémon V, GX, eccetera, e mettili direttamente in panchina. Questa è la classica carta aiuto che, se si potessero giocare ancora le carte aiuto al primo turno, sarebbe fortissimo. Ma visto che non si può, fa schifo secondo me. Ciao Alex, sì, preparati. No, questa qua non è forte, ragazzi. Giocate i Battle V-Pass piuttosto. Che se ci partite almeno avete quelli. Sta qua no, sta qua no. Orgoglio di Mary. Marni Mary. Assegna un'energia base dagli scarti a un tuo Pokémon in panchina. Questa è la classica carta simile a Beat che uno dice fa schifo. Però... cioè, in un mazzo con motore Drizzle, in cui magari ti servono 3 energie per attaccare al secondo turno. Cioè, è un po' come... sai quando magari giochi Melania? Boh, non lo so se mi piace questa carta. Perché allora, è simile... però è troppo simile a Beat. E Beat non lo gioca nessuno. Sì, esatto, secondo me è meglio per... è meglio che sia negli scarti. L'energia piuttosto che avercela in mano, perché è più facile che magari la scarti il primo turno e poi la segni piuttosto che avere 2 energie in mano assieme. Però boh, lasciamola un attimo lì, dai. Caffè Master. Se giochi questa carta ti finisce il turno. E già qua, vabbè. Ah sì, me la ricordo questa. Scegli, attenti perché stava un po' complicata. Scegli fino a 3 dei tuoi Pokémon in panchina. Cerca nel mazzo un numero di energie base pari a quel numero di Pokémon, energie base di tipo diverso, e assegnale ai Pokémon. Quindi ai 3 Pokémon assegni 3 energie di colore diverso ai 3 Pokémon. Che vabbè, assegnare 3 energie è fortissimo, ti finisce il turno, devi avere energie di 3 colori diversi, direi di no. Esatto, poi vedremo che c'è una carta, un Alcremie, che però è in fase 1, che quando è in posizione attiva dice, se giochi Caffè Master non ti finisce il turno. Però anche no. Però anche no. È troppo... cioè queste carte qua così combo sono le carte che quando guardi l'espansione nuova ti gasi perché ti sembrano forti, ma poi non lo gioca nessuno. Cioè ragazzi, nessuno gioca Rose. Rose fa assegnare 2 energie a un Pokémon Minimax, se nessuno la gioca mai, tranne il Rayquaza. No, per me no. Questa carta, ragazzi, ce l'ha F. I martelli saranno ancora in giro per un bel po'. Ancora fino al 2023 di sicuro. Eh sì. Ah, che 2023? 2024! 2024! Che è successo? Ah, family friend i martelli, mi spiace, ragazzi. Togliamola subito. Caramella rara, vabbè, c'è da sempre, quindi vabbè. Spicy Carry.
il carry piccante. Sì, rimuovi 40 danni dal tuo Pokémon attivo. Ah, però lo bruci. Stavo già pregustando di giocarlo in Stonejourner VMAX, però così non va bene. No, fa schifo. Però che belle illustrazioni, mette fame. Macca, ogni due minuti devo cliccare l'approvazione per i tuoi commenti, perché metti sempre commenti con parole che il mod rileva come robe da filtrare. Questa la cancelliamo, dai. Purification Gloves. Ragazzi, abbiamo quasi finito i guanti. No, li abbiamo finiti con questa espansione. Se attacchi un Pokémon psico, fai 30 danni in più. Quindi se tu hai un Pokémon che fa 280 danni, assegni questi guanti, fai 310 a Mew VMAX, per fare un esempio. Sono carte che non si giocano mai, queste, dai. Vai, basta. Hunter's Gloves. Stessa cosa per i Pokémon Drago. Vabbè, ci penseremo quando i Pokémon Drago saranno forti. Ultra Ball, che bella illustrazione. Ragazzi, questa potrebbe già essere... No, la maiuscola. Talonite, Midarudy, ha dimenticato la maiuscola, vabbè. Questa potrebbe essere la carta più forte del prossimo set, o comunque una delle più forti. Preparatevi a vederla in cima alle classifiche di chi farà la top delle carte. Scarta due carte dalla mano e cerca un Pokémon qualsiasi nel mazzo. Non tutti i mazzi possono permettersi di giocare, che ne so, 4 Ultra Ball, perché comunque scartare due carte non è uno scherzo. Ma voi pensate a quei mazzi che invece... Che ne so, un mazzo con Moltres V. Top. E tu scarti le energie, ti prendi Moltres e li rassegni. Ci saranno mazzi che... Cioè, questa cosa cambia il modo di giocare la Ultra Ball. Pensate a quante volte siete partiti per primi e non avete trovato il Pokémon base con cui partire, il Pokémon V. Cambia tutto la Ultra Ball. Macca, basta. Ah, un Pokémon che magari quando è bruciato ha effetti benefici. Non saprei se c'è o se c'è mai stato, non saprei. Non vi piace l'illustrazione della Ultra Ball? A me piace, dai, perché? Sono i soliti colori con anche il rosso intorno. Vabbè, comunque è veramente, veramente forte la Ultra Ball. Cioè, non è una carta nuova, chi gioca da qualche anno ovviamente non è che sta vedendo una carta che lo sorprende. Se invece avete appena iniziato e la prima volta che la vedete, memorizzatevela, perché questa carta è fortissima. Non sono sicuro comunque che la vedremo in quattro copie in tutti i mazzi. Cioè, non lo so. Sto pensando ai mazzi Inteleon, che comunque hanno già Velox Ball, Level Ball ed Evoaroma, che sono carte fortissime. E non lo so se oltre alle Velox Ball vorremmo giocare anche le Ultra Ball. O magari tipo due Ultra Ball, due Evoaroma. Però comunque diventa pesante scartare tutte quelle carte. Sono curioso. Sono curioso. Ah, si può giocare con Mustard, è vero. Vedremo i nuovi Pokémon Rapid Strike, ne usciranno ancora, eh. Va bene, questa è fortissima, però Switch, vabbè, Switch è... non stiamo neanche a leggerlo, dai. Recupero di energia, anche questo va benissimo. Mega Ball, anche questo, sono le carte che ci sono sempre, queste qua, le conosciamo già bene. Pozione, giustamente, è importante. Ma mi lagga un po'... Perché non è... Ah, perché sto cancellando anziché scorrere. No, dai, più... Allora, esteticamente facciamo così. Ok, Energy Switch. Energy Surge. Pokémon Catcher. Solite carte. Abbiamo avuto formati senza Mega Ball e Retrieval. Sì, però bene o male sono quelle carte che ci sono quasi sempre. Anche la Pokéball. Synthesis Aspiration. Ragazzi, che illustrazione incredibile per questa Camilla. Vediamo se riesco a zoomare e rimane nella grafica. Vediamo. Sì, rimane come nella grafica. Ragazzi, che illustrazione. Le illustrazioni sono sempre più belle di queste carte. C'è poco da fare. Ciao Jack, Weyla. Pesca carte fino a quando hai 5 carte in mano. Se hai subito un KO il turno prima, pesca fino a... Prima, sì. Pesca fino ad avere 8 carte in mano. Allora, è molto... no, ma Bruno è meglio. Perché Bruno ti fa prendere 8 carte direttamente, quindi comunque vedi più carte. E se non hai subito il KO, vedi 4 carte nuove. Mentre con Cynthia rischi di non pescare nulla. Secondo me questa carta non si vedrà. Grande Jack, mitico. Illustrazione bella quanto fa schifo la carta. Beh, è giusto. Grazie Jack, grazie mille. Avevo anche sete.
Sì, sì, Bruno Settio mescolato con Kabu. Sì, sì, assolutamente. Allora, se hai una sola carta. Allora, se hai una sola carta in mano, assolutamente. Allora, potrebbe essere una buona carta, se non che 4 Ultra Ball. Allora, non è da buttare sta carta. Però, boh. Cioè. Non lo so. Cioè, avendo già Bruno informato, non vedo questo grosso valore aggiunto, ecco. Allora, Bruno rimischia il mazzo. Allora, Bruno ti fa pescare 7 carte. Con Cynthia, magari peschi solamente 4 carte, ok? Che sono carte diverse da quelle che hai in mano. Però, nel senso, con Bruno comunque peschi 7 carte. Che potrebbero essere le stesse, ma potrebbero anche non esserlo. Esatto, Macca. Vabbè, comunque lasciamola lì. Non è il top, secondo me. Che bella illustrazione. Team BS Cheer. Rimischia fino a 3 Pokémon e carte aiuto dalla pila degli scarti nel tuo mazzo. Non puoi rimischiare Team Yells Cheer. Quindi non è proprio come Cynthia e Caitlyn. Potrebbe essere forte nei mazzi control questa carta? Però finché non c'è una carta come Surge che ti fa usare due supporter insieme, è troppo secondo me utilizzare una supporter per questo. Quindi la vedo carina, però forse diventerà più forte più avanti se escono altre carte. A Salvo piace questa carta, a Macca un pochino meno. Era meno se rimescolava gli strumenti, lo so, decisamente sì. Va bene, dai, andiamo oltre. Ragazzi, che illustrazione questo Cyrus. Guardate che illustrazione. Cioè, già l'illustrazione con Giovanni, secondo me, è bellissima. Ma quella con Cyrus, cioè... Mamma mia, troppo bella. Secondo me mancano delle carte fondamentali per il mazzo control adesso. Oppure bisogna semplicemente capire, cioè bisogna uscire un po' dall'ottica di giocare controllo come si è sempre giocato. I mazzi control cambiano secondo dei formati. Adesso c'è un mazzo control che funziona bene. Abbiamo visto anche al torneo di Lost Zone, è arrivato in top 8, quindi si può giocare. Il dock, cos'è il dock? Vuoi il drive con le scan da scaricare? Sì, poi ve lo faccio avere in qualche modo. Ve lo mando sul gruppo abbonati. Macca. E questo meme mi sa che andrà avanti per un bel po'. F, quindi Boss Order rimarrà per tantissimo tempo. Poi ricerca accademica. E non mi piace tantissimo. Vabbè, la carta sappiamo quello che fa. Non mi piace moltissimo l'illustrazione. Però ci sta. Professor Rock è il mio preferito per ora. Quando faranno Cyrus full art. Ma mi sa che potrei mettermi a giocare le carte full art pure io. Che mazzo controllo ha fatto top 8? E com'è che si può chiamare? Perché era pieno di Pokémon. Non so se ha un nome. Boh, non saprei come chiamarlo. Sì, anche secondo me, o voglio a me, può essere. Roseanne's Backup. Allora, l'illustrazione è un po' brutta, però fa niente. Tra l'altro, Roseanne, sto pensando, ma l'ultima volta che l'hanno stampata è stata tipo 10 anni fa. Rosabella, giusto? Quella che faceva cercare i Pokémon base e le energie. Perché non ho in mente di aver rivisto una Rosabella in questi anni. Però io per qualche anno ho smesso, quindi potrei essermela persa. A top 16, Nico, convinto che sia stato top 8. Ok, grazie Ricky per l'intervento. Great Encounters, ok. Ma Ricky, è l'ultima Roseanne che hanno stampato quella in Great Encounters? O ne ha fatto un'altra in mezzo? Perché io non ne ricordo altre. E questa carta potrebbe essere interessante, eh? Adesso voglio ragionarci un attimo. Cavoli, allora è da un po' che non stampano questo personaggio. Devi scegliere... scegli una o più cose. Io la prima volta che l'ho vista pensavo fosse una sola. Rimischia un Pokémon nel mazzo. Una carta oggetto nel mazzo. Una carta stadio nel mazzo. O un'energia nel mazzo, anche speciale. Praticamente rimischia quello che ti pare, basta che non sia una carta strumento. E no, ok, allora è forte. Allora è forte. Questa è forte. Esatto. Puoi riprendere tutto tranne le carte strumento, ma... Allora, carte che riprendono carte strumento se ne sono viste pochissimo nel corso degli anni perché sono esageratamente forti come braccio scarto. Qui puoi recuperare le energie speciali, le carte stadio, le carte oggetto. Questa è forte. Sì, questa qua ci sta. Bisogna vedere poi se si riesce ad applicare fin da subito, però questa è una bella carta, dai. Ma le strumento sono troppo forti, Nico, non puoi, cioè... Già l'energia speciale è tantissimo e non si vedono mai le carte che recuperano energie speciali. Oh,
Amanti dei mazzi fuoco, ascoltate bene, perché è arrivato il momento che stavate aspettando. Sto parlando anche a me stesso. Magma Basin. Una volta per turno, ciascun giocatore può assegnare un'energia fuoco dagli scarti a un Pokémon fuoco in panchina. Ricordatevi, deve essere in panchina, deve essere fuoco. Se lo fai, metti due danni su quel Pokémon e chi se ne frega. Ragazzi, possiamo assegnare energia fuoco grazie a una stadio, cioè a caso. Vedremo che ci sono un bel po' di carte che possono funzionare, ma adesso la cosa bella di questa stadio è che noi possiamo andare a vedere tutti i Pokémon fuoco che ci sono in formato e dire, ok, ripercorriamoli. Come pensavi meglio, Vinci? Come pensavi meglio? Ma meglio di così? Troppo forte. No, le Viastro non siamo ancora arrivati. No, però tra poco ne vediamo una. Perché sono quasi finite le carte allenatore. Ragazzi, questa carta, che forte. Tra poco vedremo che c'è un Pokémon V particolarmente forte in questa espansione che userà questa carta. Ma si potrebbe giocare con Victini VMAX. Cioè, anziché giocare la Burno in Victini VMAX, giochi Magma Basin, per esempio. E così hai ancora la carta aiuto e fai i boss in quel turno. Ti fanno un martello testa al primo turno, giochi Magma Basin, riassegni l'energia e assegni un'altra e sei a posto. Che bello, che bello. Esatto, Marghe, esatto, proprio a te mi stavo riferendo. Mewtwo V-Star non c'è ancora, Jack. Ma io aspetto Weavile V-Star. Se dovessero fare Weavile V-Star, mamma mia. Esatto, il Pokémon deve essere fuoco e deve essere in panchina. Però assegnare un'energia così è troppo forte. Quindi ci sta che avete le limitazioni. Questa mi piace un casino. Non vedo l'ora di guardare le carte fuoco e ragionarci un po'. I mazzi fuoco sono belli, ragazzi. Double Turbo Energy. Fintanto che questa carta è assegnata a un Pokémon, V, GX, X, V-Star, V-Union, Prisma, cioè Stella Prisma, Legend, quello che vi pare, vale due energie. Ovviamente di nessun colore, energie normali. E fai 20 danni in meno, però. Però, nel senso, spesso 20 danni non fanno la differenza. Questa carta. Intanto, esatto, torna Mad Party. Quindi, ok, Mad Party si potrà tornare a giocarlo. Se volete. Non so se volete giocare Mad Party in un formato in cui c'è Inteleon che mette capo ai Pokémon solamente con l'abilità e Jolteon che pesca due premi a turno. Però, se vi piace Mad Party, potete tornare a giocarlo. Prendete qualunque Pokémon che ha bisogno di un'energia di un colore e due energie di nessun colore, tipo Flapple VMAX, non so perché mi è venuto in mente Flapple VMAX, potete attaccare in due turni. Troppo forte. Per Mad Party puoi usare la Twin Energy, il problema è che ne hai solamente 4 e tu devi fare almeno 6 attacchi a partita e quindi non ti bastavano le energie. Anche Ditto B. No, ma dipende che Pokémon copiamo con Ditto. Questa energia, ragazzi, è fantastica. Bisogna riguardare tutti i Pokémon VMAX e vedere quali possiamo giocare grazie a questa. Purtroppo Malamar VMAX ha bisogno di due energie buio, perché sennò top proprio. Però per esempio Malamar VMAX, adesso che c'è la Ultra Ball, potrebbe essere forte giocarlo con Moltres e l'Energy Switch, perché diventa molto più semplice settarsi. Quindi è un mazzo che rispolvereremo. Ok, sono finite queste. Si passa ai Pokémon. Inteleon VMAX. Esatto, anche Inteleon VMAX. Vabbè, hai anche l'energia Rapid Strike, comunque la riprendi in mano, quindi non cambia molto. Però certo, anche quello. No, fantastico. Allora, si vede che ho creato lo sfondo in maniera molto rudimentale, vabbè. Ho sovrapposto due sfondi, vabbè, ragazzi. Non voglio impegnare sempre il grafico a fare le grafiche belle. Allora, cominciamo con i Pokémon. Shaymin V, primo attacco fa 30 danni, vabbè, pazienza. Secondo attacco fa 60 danni, più 40 per ogni danno, no, per ogni premio che il tuo avversario ha già preso. Il che vuol dire che a fine partita potete fare al massimo 260 danni con un Pokémon V, che si carica con Laburno, con Melania, secondo di dove lo giocate. Si potrebbe giocare in monocopia in Lithium VMAX, per esempio, perché avete voglia, così. Ci può stare. È una carta forte. No, il primo Inteleon VMAX voleva due energie acqua, ne sono abbastanza sicuro. Quindi no, l'energia doppia non dovrebbe andare bene.
Shame in V è già forte di per sé questa carta. Bisogna capire dove si può giocare. Però avere questo attacco come... per esempio, un box basato su Melania con Suicune e vedremo tanti altri Pokémon adesso, potrebbe giocare anche Shame in. Perché no? È sicuramente forte. E siete pronti? Molti di voi sanno già quello che sta per arrivare. Chi non lo sa, si prepari. Siete seduti? Shame in V Star. Guardiamo una delle quattro carte V-Star di questa espansione. Tre sono già state rivelate e le vediamo stasera. Una, che è Whimsicott V-Star, aspettiamo ancora che venga rivelata. Per quanto mi riguarda, non penso che sarà particolarmente forte, però ora pensiamo a Shaymin. Mamma mia. Shaymin V-Star. Allora, che cosa sono i Pokémon V-Star, intanto? Sono Pokémon che evolvono dai Pokémon V, quindi più o meno come i V-Max, che valgono però due premi. E come punti salute, di solito... sono da pochi, eh? Normalmente hanno una via di mezzo tra i Pokémon V e i Pokémon VMAX, quindi circa 280. Che è una cosa forte, perché è come se tu metti KO un Pokémon V che ha tanti punti salute. Ragazzi, i Pokémon V-Star potrebbero cambiare il ritmo delle partite, perché se i Pokémon grossi da mettere KO valgono due premi, non devi metterne KO due, ma tre, e quindi ci potrebbero volere più turni. Se calcoliamo due attacchi per ognuno di questi Pokémon, sono sei attacchi per vincere. Più il turno di setup, sono partite da 7 turni, contro le partite da 5 turni a cui siamo abituati adesso. Mica male, ragazzi, mica male. Come fa schifo? Non ragazzi, non si sbirciano gli attacchi, stavamo facendo l'introduzione, cos'è sta roba? E allora, Eternatus mette KO le V-Star, è vero, Eternatus è forte, l'abbiamo sempre detto. Revenge Burst. 120 danni, più 40 per ogni premio preso dall'avversario. Quindi in questo caso facciamo 320 danni, perché sono 200 se l'avversario ha preso 5 premi. Facciamo 320 danni KO un Pokémon VMAX a fine partita. Se giochiamo un Pokémon come questo, il nostro avversario deve giustamente cercare di non permetterci di farlo. Però è forte. Il problema, l'unica cosa che non mi piace tanto di questa carta, adesso vediamo anche la V-Star Power, quello che non mi piace tanto è che, cioè, non puoi fare 120 danni, ti serve un altro attaccante, non puoi attaccare e fare 120 danni a inizio partita, è troppo scarso. In realtà puoi, poi subisci un KO e cominci a fare 200 danni. In realtà puoi, secondo me Shame in V-Star potrebbe diventare un mazzo a sé stante. Addirittura magari con tipo due Lithium V per caricarsi all'inizio, potrebbe diventare un mazzo a sé stante. PokeStreamer25, there are supporter card in new cards you never seen before. We looked at supporters like 20 minutes ago. I don't know which one you refer to. Si potrebbe giocare anche a Leaf. Esatto, vabbè, però Leaf è un V-Star. A quanto, cioè, non ho quanto capito. Sarà nell'espansione dopo ancora, quindi non corriamo troppo. V-Star Power. Se giocavate quando c'erano i Pokémon GX, V-Star Power è come se fosse un attacco GX, ma può essere anche un'abilità, e in questo caso un'abilità che dice che una volta per turno, ma una volta a partita, togli 120 danni da ognuno dei tuoi Pokémon erba. Per me Shaymin sarà fortissimo. Yari ha scelto da chi fare il raid. Da chi facciamo il raid? Ragazzi, scusate, ma io non so perché ho così caldo. Sto maglione qua caccia troppo caldo. Ok, stare in maniche corte a dicembre, quasi gennaio, vabbè. Allora, no, secondo me Shaymin V-Star è più forte di quanto pensassi. Poi che bella carta, Shaymin forma cielo, giusto si chiama questa qua, è troppo bello. Carta meravigliosa. Carta meravigliosa. Ok. Poi cosa abbiamo? Zarude V. Vediamo se... Yari, tu hai scelto da chi fare il raid, ma non, lo dici dopo a fine live, che forse è meglio. Ricordati però, eh. Zarude V. 30 danni e 30 un Pokémon in panchina dell'avversario. Che era l'attacco di Buzzwall di qualche anno fa, non era malaccio. Jungle Rage. 120 danni, che diventano 240 se stai attaccando un Pokémon V, oppure VMAX, V-Union, quello che è. Credo anche V-Star. Sì, credo che siano... contare come Pokémon V. Sì, secondo me sì. Se qualcuno sa questa cosa, me lo dica per favore, ma sono abbastanza sicuro di sì. Ok, PokeStreamer, it was Rosians something. Rosians.
I don't remember the end of the card. Me lo scrivi in privato, Iario? Me lo dici dopo o adesso? Vabbè, ma scrivilo anche in chat, dai. Allora, Zarude, beh, 240 è carino, però com'è che lo carichi? È un po' scomodo. Cioè, si potrebbe giocare un mono Zarude, però se poi becchi Pokémon non V, ok che tutti giocano i Pokémon V, però non lo so, considerando che ora ci sono i V-Star che valgono due premi, non vedo perché dovresti giocare Zarude al loro posto. Quindi andiamo avanti. Però comunque non è malaccio, eh. Ok, Carrabrast, Turtwig, che bello. Grotol, cerca nel mazzo un Pokémon erba e aggiungilo alla tua mano. Questa è un'abilità che anni fa era molto forte. Adesso, secondo me, il metagame è troppo veloce. Quindi non sono così convinto che sia una carta forte. Anche perché avesse avuto 90 punti salute, lo prendevamo con la level, ma così no. Quindi il sito che sto... Questo non è un sito. Questa qua è una cartella di Google Drive che mi ha passato Talonite X, che tra l'altro ringrazio ancora una volta. Seguitelo su Twitter, perché è attivissimo e... Cioè, lui fa questo lavoro ogni volta ed è gentilissimo, perché poi regala queste scan senza chiedere nulla in cambio, quindi davvero gentile. Grotol, quindi... Torterra, l'illustrazione non mi piace. 50 danni per ognuno dei tuoi Pokémon evoluti in gioco, e qui si ragiona. Puoi fare 300 danni. Ragazzi, per quanto mi riguarda, se per un certo periodo la gente ha giocato Obstagoon come mazzo forte... A me non è mai piaciuto molto quel mazzo lì. Il mazzo Obstagoon recente, non quello che c'era l'anno scorso. Io non vedo perché non debba essere forte Torterra, che fa 300 danni direttamente. Certo, vuole due energie, quindi bisogna capire un po' bene come gestire la cosa. Però secondo me Torterra non è male. Cioè, non è competitivo secondo me, non lo so. Cioè, potrebbe anche esserlo in realtà, perché comunque 190 punti salute non sono pochi. Però è molto figo. Mi piace. Torterra in Inteleon. Però Cherrim... Sì, può giocare tipo 1-1 Cherrim, però diventa complicato. Secondo me questo mazzo, a trovare il modo giusto di giocarlo, non è scarso. Ciao Matteo! Chimchar! Ma dai! Ragazzi, guardate che roba. Ma cosa stiamo... Cioè, che cosa abbiamo davanti? Fantastico, bellissimo. Monferno, anche qua. Molto bello. Infernape, mamma mia. Dai, a parte che è un Pokémon bellissimo, però, cioè, di cosa stiamo parlando? Allora, già quando leggo rivela le prime 5 carte del mazzo, so già che sarà un bel mazzo. E fai 80 danni per ogni energia, però scarti le energie e rimischi le altre carte nel mazzo. No, fa schifo. Un Pokémon fase 2, cioè... Fosse stato il contrario, ok, no, questa carta va fa schifo. Cioè, giochi Flareon V-Max piuttosto. No. Eccolo. È arrivato, ragazzi. È arrivato. Entei V, una delle carte più forti che vedremo stasera. Mamma mia. Stessa abilità. C'è stato un Drin. Grazie Simo, grazie mille. Grazie per i bits. Allora, Entei. Ok, Yari è scritto, va bene. Ok, va bene, aspetta che inizio già a seguire la telefono, va bene. Allora, se fa cose di Pokémon, volentieri. Aspetta che lo seguo subito, così poi compare, perfetto. Sì, se sta spacchettando va bene, poi va benissimo. Ok, bella, perfetto, Yari. Entei V, stessa abilità di Suicune, pesca una carta quando è attivo. Stesso attacco di Suicune, 20 danni più 20 danni per ogni Pokémon in panchina in gioco tuo e dell'avversario. Costo di ritirata più alto, debolezza acqua. Un po' di punti salute in più. Qual è la grossissima differenza? Vediamo se vi ricordate qual è il vantaggio che ha Entei rispetto a Suicune. Voglio vedere almeno 3 persone che lo scrivono in chat. Vediamo. E non so se siete stati attenti all'inizio della live. Macca, questa te la bando. Fai bravo, dai. Ok, vedo che dite tante cose intelligenti, ma non tutti hanno ancora detto quella giusta. Quella giusta, ragazzi. Ok, ci siamo adesso.
la Stadio. Noi possiamo caricare Entei non con Melania, ma con la Stadio. Il turno in cui carichiamo Entei, come carta aiuto possiamo utilizzare Boss o qualcos'altro. Incredibile. Incredibile. Però debolezza acqua. Debolezza acqua. Grazie al follow FinchaWatt. La Stadio che abbiamo visto prima, che fa assegnare un'energia fuoco a un Pokémon fuoco in panchina dagli scarti e li mette su due danni. Poi se questi due danni dovessero essere un grossissimo problema, si gioca un in DDV, lo teniamo in panchina e lo teniamo per togliere i danni. C'è Suicune come mazzo acqua forte, però una cosa interessante è che non c'è solamente Entei e Suicune con questo attacco e questa abilità. Piccolo spoiler. Quindi si potrebbero fare dei mazzi molto interessanti, tipo con 4 ricerca di energia, energie di un po' di colori, e a seconda del mazzo che hai contro cambi l'attaccante. Non so se è una buona idea, secondo me non ce n'è neanche bisogno, però si potrebbe. 3 di ritirata è un problema? Beh, chi se ne frega, pazienza. Moltres, 20 danni, e se hai dei danni su di te fai 90 danni. È tipo Upa che fa 90 danni. Però com'è che gli metti danni? Tra l'altro che illustrazione anche qua. Sì, con la stadio quella cimitero antico. Questo Moltres potrebbe essere carino. Ma questo... Ah no, non è infettato da debolezza. Se no mettiamo KO Gene, che in un attacco praticamente. Boltand è meglio. Oh, ma certo, anche con la stadio nuova li metti sui danni. Sì, chiaro. Macca, scusa, dai. Ne abbiamo parlato 2 secondi fa, lo so. Simisear V, a me questo Pokémon non piace. 20 danni e puoi assegnare fino a 2 energie base dalla tua mano ai tuoi Pokémon come preferisci. Devi avere l'energia in mano, perché è fortissimo, ci mancherebbe. Però è un po' come fare l'attacco di Solgaleo GX, per chi se lo ricorda, di 2 anni fa. Però fai solo 20 danni. No, secondo me non è forte. 90 danni più 30 per ogni energia assegnata al Pokémon attivo avversario, quindi no. No. Esatto, Kendix, cioè le debolezze non sono il massimo. Le debolezze di Entei, Recovery, Suicune, cioè non è che metti KO dei grandi Pokémon con quelle debolezze lì, quindi è da vedere. No, questa no, saltiamo. Siamo già arrivati alla seconda V-Star. 90 danni e scarti Pokémon Tool, oppure 180 danni, vabbè. Questo qua è un Charizard V che non è particolarmente forte. Solgaleo caricava degli scarti. Sì, però nel senso, cioè, per avere l'energia negli scarti devi averla in mano prima. Quindi la sostanza era tu assegnavi 2 energie al primo turno. Però sì, attenzione. Charizard V Star. Con calma. 280 punti salute. Quindi non è un Pokémon V e non è un Pokémon VMAX. E vale 2 premi. Quindi è più simile a un Pokémon VMAX che a un Pokémon V, sa 280. 2 costi di ritirata. Debolezza acqua, quindi occhio. Già questo secondo me è un problema. 130 danni con Explosive Fire. E se ha dei danni su di sé fai 230 anziché 130. Quindi dei danni onesti. 230 danni con 3 energie vuol dire che li fai al secondo turno. E usi una volta Magma Basin. Tu al secondo turno fai 230 con Charizard, bello tranquillo. V-Star Power. 320, scarti 2 energie. Vuol dire tu al secondo turno fai 230, al terzo turno metti KO un VMAX e poi devi soltanto pescare un altro premio, presumibilmente. Quindi è forte. Bisogna capire un attimo quando saranno giocati i martelli, perché un martello testa potrebbe rischiare di non farti attaccare al secondo turno. E poi al momento non lo vedo tanto più forte rispetto agli altri Pokémon che ci sono. Secondo me la grossa differenza la fa il fatto che vale solo 2 premi e non 3. Per me questo fa una grossissima differenza. Però come attacchi, sì, beh, visto, cioè, 320 danni così. È un po' come quando è uscito Charizard GX, che tu, cioè, così fai 300 danni, metti KO i Pokémon alleati. Quando mai Charizard non ha avuto debolezza acqua? No, stiamo solamente constatando il fatto che la debolezza acqua è un problema, perché Suicune secondo me rimarrà ancora fortissimo, non vedo perché non dovrebbe esserlo.
quindi no, per me Charizard è fortissimo. Però non so, questi po- c'è anche Charizard VMAX, nessuno l'ha giocato. Non lo so, cioè sono un po' perplesso, non so, perché di solito i Pokémon che entrano in metagame sono quelli che attaccano con poche energie. Ultimamente soprattutto, quindi sono un po' indeciso, cioè alla fine un Mew VMAX non è troppo diverso come damage output ed è molto più aggressivo, quindi cioè è il fatto che valga due premi. Se valesse tre premi secondo me non sarebbe abbastanza forte. Valendone due forse sì. Ice Cube, questo è forte ragazzi, un bel upgrade per Mew VMAX. Block Slider, scegli un Pokémon dell'avversario e fai 40 danni per ogni energia fusione assegnata ai tuoi Pokémon. Quindi se no, abbiamo un'energia, facciamo 40 danni in panchina, 80, 120, 160 dove vogliamo. E come si cerca di attaccare con Meloetta al primo turno, stessa cosa si può fare con Ice Cube. E anziché attaccare l'attivo, attacchi in panchina. Per me questa è una bella carta, magari non indispensabile, però forse sì, è forte. Ciao Claudio, mi ha passato il drive Talonite X, seguitelo su Twitter. So, continuo a dirlo, ma è importante. Tra poco alta la musica? Sì. Sorry. Ma meglio così. Mew VMAX è ancora più forte, però non ha ancora un modo per battere i mazzi tipo buio, quindi, cioè, almeno, mancano ancora le carte dell'espansione di gennaio, quindi potrebbe uscire qualcosa, ma non credo. Buonasera Fedez. Ciao Ale. Ti sei perso un bel po' di carte, ti consiglio di recuperarla se sei curioso, perché abbiamo visto già un bel po' di carte. La musica è altina. Ah, ditemelo ragazzi, a me sembra sempre alta uguale, io non la sento. Io la tengo bassissima mentre streamo. Adesso va bene, abbasso ancora un pochino. Abbasso ancora un pochino. Raga, mi spiace, dovete dirmelo. Poi Piplup. Vabbè. Oh raga, io sinceramente smetto di giocare, mi metto voglio ridisegnare queste carte in grande. Cioè, io vorrei la camera tappezzata di poster con queste illustrazioni. Ma dai, che bella. Però scherzo, è Piplup, è forte Piplup. Primplup. Vabbè, a me non piace molto come Pokémon Primplup, quindi vabbè. Lo scrivo io il nome del tizio. Ragazzi, seguitelo su Twitter, davvero. E se lo seguite poi ringraziatelo per questa live, perché davvero è gentilissimo. Lui fa questa cosa gratis, mi manda il drive per chat, perché non credo che lo pubblichi più pubblicamente sul suo Twitter. Quindi è veramente gentile, dai. Queste sono le carte che usciranno il 25 febbraio e stasera ne vediamo circa la metà dell'espansione. Un po' di più della metà, ma tutte le carte più belle le vediamo stasera. Rimane fuori solamente Whimsicott V-Star, che non è ancora stato rivelato. Quindi numericamente siamo circa a metà espansione, ma come sostanza per me vediamo quasi tutto oggi. Empoleon. Se questa carta è nella pila degli scarti e non hai carte in mano, puoi metterla in panchina e pescare tre carte. E con Water Arrow fai 60 danni a un Pokémon dell'avversario. No, a me non piace. I V-Star sono Pokémon fase 1, evolvono dei Pokémon V e valgono due premi. Zarina. Oh, Zarina! Grande Kendix! Sì, ecco, in Zarina si può giocare come? Ciao Simo, buonasera. Ecco, in Zarina sì. Bello, bello, mi è piaciuto. Sì, non devi avere carte in mano, il problema è quello. Zarina fa tanti danni, quanti Pokémon hai in panchina, però poi gli scarti. C'è un video sul canale YouTube, ragazzi, il video su Zarina guardate sul mio canale YouTube, perché secondo me è uno dei più belli degli ultimi mesi. Quindi mi raccomando, guardatelo se lo siete persi. Anche con Peony, esatto, sì. Staryu, che carino anche questo. Kingler V. Ok, vediamo un po' di Pokémon V e anche VMAX. Sono solamente tre Pokémon VMAX in questa espansione. Se esce testa, cerca nel mazzo 5 energia acqua e assegna ai tuoi Pokémon come vuoi. 200 danni, si invece 30 danni. Allora, per essere un Pokémon V è forte. Però se tu parti secondo, fai questo attacco,
che o missi la stadio o fai doppia croce, cosa fai? Quindi no, quindi è scarso. È scarso. Kingler VMAX a me non piace. Come Pokémon dico. Primo attacco è lo stesso di Kingler, ma senza flippare. Setto Frostbot e assegno l'energia senza attaccare, vabbè. 240 danni, si invece 30 danni. Allora, l'unica cosa carina che mi viene in mente è che tu puoi attaccare, subire danno, ritiri, cioè ne carichi un altro, ritiri, fai Demetra, però, cioè, a sto punto puoi fare la stessa cosa con Darmanitan VMAX, qualunque altro Pokémon VMAX. Cioè, come si chiama quell'altro? È Dreadnought VMAX, quindi secondo me questa è proprio scarsa. Cioè, sicuramente è un mazzo che possiamo provare in live, ci divertiamo, ridiamo tutta la sera, la domenica sera, per festeggiare magari 2000 iscritti, cose del genere, però... non... cioè, vi immaginate un mazzo del genere come top tier? Boh, direi di no. Lapras Kingler. Sì, ma setti Frosmoth che... perché devi giocare delle carte per settare Kingler quando puoi giocare delle energie in più da segnare con Frosmoth? Oppure una sorta di... aspetta, sto pensando. Un ditto box con Kingler. Un box basato sui Pokémon acqua. Metti un sacco di ditto in panchino, li carichi di energie. E poi, in base a quello che vuoi, scarti i Pokémon via acqua. E no, dai, raga. Fatemi anche venire in mente queste cose. Cioè, così non devi settare Frosmoth, che comunque è un fase 1 che ha pochi punti salute. Però no, cioè, dai, non è una cosa forte. Aia. Crash? Che è successo? Ah no, è stata la live a me, non a voi. Meglio così. No, dai, Kingler, no, dai, fa niente. Galarian, Mr. Rhyme, V. Ciao, salva, ciao. Magic Hands. Solo io ho crashato. Che conta che non crashate voi? cioè, finché la live va, se poi non mi vedo io alla mia faccia mentre parlo, fa niente. Cerca nel mazzo tre carte strumento e aggiungile alla tua mano. Molto forte se non ci fosse Marnie. Però è forte, è un po' come un colpo fusione. 90 danni più 90, se c'è un Pokémon Tool assegnato a questo Pokémon. No, secondo me... ti fanno Marnie. Cioè, giocano Drizzle, prendono Marnie apposta. No, 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 no. No, 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 no. Secondo me questa qua è proprio scarsa. Cioè, apprezzo perché comunque è carina, però secondo me no. Vabbè, cercare tre carte nel mazzo mi sembra un po' eccessivo, eh. È arrivata. Luminium V. Tra l'altro, che bella illustrazione, non me la ricordavo. Luminous Sign. Quando metti questo Pokémon in panchina, cerca nel mazzo una carta aiuto. Quindi abbiamo Crobat che fa pescare carte, Eldegoss che va a prendere le carte aiuto dagli scarti e Luminium che va a prendere le carte aiuto dal mazzo. Se ne vogliamo necessariamente utilizzare... boh. Che carta aiuto potremmo voler utilizzare al primo turno? Boh. Peony, che ne so. Noi possiamo prendere Peony anche con una Quick Ball, perché con Quick Ball prendiamo Luminion. Giochiamo le Ultra Ball anche con un Ultra Ball. Quindi noi potremmo avere, che ne so, due Luminion, quattro Quick Ball, quattro Ultra Ball, quattro Peony. E cioè, se tu vuoi usare una carta... Se ci fosse Saltatrice in formato, saremmo a posto. Saremmo a posto. Oppure ti prendi Melania, che è simile a Saldatrice in un certo senso. Fortissimo. Anche in Rayquaza forte, sì. Puoi prendere Boss Order, però tieni conto che Boss Order tende a usarlo al secondo turno in poi, quindi già Eldegoss diventa forte. Comunque, finché c'è il motore Inteleon, secondo me Lumino non è così importante. A meno che non stiamo parlando di un mazzo che non gioca motore Inteleon e che vuole una carta aiuto specifica all'inizio, quello senz'altro. L'attacco fa 120, si rimischia nel mazzo. Beh, è carino, tu fai 120, ti rimischi. Però non c'è, per esempio, la Pokebambola di Lilia o qualcosa del genere. Puoi mandare tipo Altaria, boh. Per utilizzare Bid, è vero, anche Bid si può utilizzare, è vero.
Quella può essere carina per segnare un'energia in più. Luminion in Gengar V Max e Houndoom. Beh, è un modo in più per settarsi sicuramente. Però secondo me all'inizio non sarà usatissimo Luminion. Cioè in alcuni mazzi sì, ma nei mazzi in Teleon no. Poi fumare la gola, ragazzi, sto parlando tanto stasera. Grazie del follow, Marco, benvenuto. Rekouvi, non ci perdiamo in chiacchiere, è identico a Suicune e Entei, però è debolezza lotta, è di tipo elettro e ritira uno. Fine. Quindi ok, non c'è molto altro da aggiungere. Credo sia il più scarso dei tre come utilità, anche perché la debolezza lotta è un po' fastidiosa. Dici di giocarlo in Jolteon? No, ma no, per fare. Forte. Vabbè. Tra l'altro Raikou è il mio preferito dei tre cani leggendari. Quindi mi piace moltissimo anche l'illustrazione. Uno dei Pokémon che preferivo quando ero piccolo. Oricorio, colpo fusione, non me la ricordavo questa. Attenzione. Cerca nel mazzo un Pokémon e una carta aiuto. Ma stampate delle carte belle per il mazzo Mew. Esatto, Raikou si potrebbe inserire nel mazzo Suicune come tech da giocare contro il Mirror, assolutamente. Oppure si potrebbe giocare un mazzo Suicune Raikou. Puoi tranquillamente giocare, che ne so, due Suicune, due Raikou, però le energie elettro sono fastidiose, anche perché poi vuol dire che toglie l'energia cattura. Bisogna vedere, dai. Voi sapete quanto a me piace Mewtwo come Pokémon. Questa illustrazione mi piace tantissimo. Ma come puoi stampare una carta di Mewtwo così scarsa? Ora funziona, possiamo andare avanti? Togliamo questo Mewtwo per piacere, basta. Mettiamo Starmie. Che bello questo Starmie. Che bello. Dai, no, adesso sta andando. Io mi sto vedendo, adesso funziona. Non so per quale motivo siamo arrivati a essere in 70 mentre cresciava la live. Non mi faccio domande. Mi scrivete in chat se state vedendo la live, per piacere. Intanto ciao Alex, ho visto che prima hai scritto... Io non faccio live su YouTube da tipo 5-6 mesi. Sono su Twitch da 5-6 mesi. Grazie del follow, Rhino. Perfetto, ok, allora, cosa fa Starmie? 30 danni per ogni energia sul Pokémon attivo avversario. Ok, scarso. Grazie ragazzi, dai, ora si riparte. Granbull V. 30 danni, più 10 per ogni salino danno su questo Pokémon. No, direi proprio di no, eh. Che ne dite? Carino come illustrazione, ma direi di no. Mimikyu V? Perché c'è Mimikyu V? Lo ristampano? Ah sì, perché c'è il V-Max. Perché c'è il V-Max? Ok. C'è il V-Max. E ora lo vediamo. Eccolo qua. Metti 4 segni di danno sui Pokémon del tuo avversario come vuoi. Se hai giocato Acerola's Premonition il turno precedente, invece metti 13 segni di danno. Acerola's Premonition, l'abbiamo vista prima, era quella che diceva pesca un numero di carte pari al numero di carte allenatore che ha a mano il tuo avversario. Che è scarso. Se il nostro avversario non ha in mano tipo 10 carte, peschiamo magari 1 o 2. Secondo attacco 120, scarti una carta a caso dalla mano dell'avversario. No, secondo me non è forte. Perché attacca con la doppia, dici? E attaccando con la doppia... però cioè, ti metti a giocare e sei Aurora's Premonition. Anche perché è un Pokémon V-Max, non è un Pokémon V. Quindi vuol dire tu devi proprio settarlo. Cioè tu come fai a basare una partita su un Pokémon del genere? Secondo me... No. Secondo me non è forte Mimikyu. Cioè, non ce la vedo proprio. Poi ho tenuto debolezza buio. Cioè, perché dovresti giocare questo e non Mew V-Max? Cosa fa contro Mew V-Max questo Pokémon qua? 13 segni di danno a turno. No, direi proprio di no. Dedenne, che carino! 20 danni e diventano 80 danni e confondi Pokémon avversario se il tuo avversario ha un premio rimanente.
E se tu avversario ha un premio rimanente, tu giustamente usi quello Pokémon attivo, Dedenne, che ha 70 punti salute. Va bene, grazie. Milsery. Cerca di ammazzare una carta aiuto. Alcremie. Se è il tuo Pokémon attivo, il turno non finisce se usi Caffè Master. Caffè Master faceva assegnare 3 energie di colori diversi a 3 Pokémon diversi dalla panchina e poi finiva il turno. In questo caso non finisce. Con l'attacco fai 10 danni più 40 per ogni tipo di energia base assegnati ai tuoi Pokémon in gioco. Ipoteticamente, con 6 energie diverse, fai 250 danni. E devi necessariamente utilizzare Caffè Master come carta aiuto. Gioca Whimsicott se devi fare un attacco del genere. No, che Whimsicott, volevo dire Manamar Rapid Strike. No, secondo me è scarso. Assegni dal mazzo le energie. Secondo me non è forte Alcremie. Manamar è molto più consistente. Per me qualunque Pokémon dà un premio devi confrontarlo con Manamar Rapid Strike. Se è più forte, allora ok. Se è meno forte, giochi Manamar. Kydex Climax Alcremie, no? Energie di colore diverso. Quindi no. Trapinch. Vibrava. Flygon. 50 danni, oh ci siamo, per ogni energia nel costo di ritirata del Pokémon attivo avversario. E abbiamo il nuovo mazzo da un premio che va a sostituire Obstagoon. E magari anche meglio di Obstagoon, perché normalmente noi facciamo 100 danni. Tendenzialmente i Pokémon hanno costo di ritirata pari a 2, i Pokémon V-Max, e credo anche i Pokémon V-Star, a quanto sembra. Con la Gallarmine sono 200 danni per un'energia. 150 punti salute, fortissimo. Questo è sicuramente un mazzo che può funzionare. Non so quanto sarà un mazzo meta, ma sicuramente può funzionare. Auto win su Jolteon, credo anche su Arceus V-Star, che però può giocare coso, come si chiama? Dunsparce, che toglie la debolezza, quindi importante. Quel vibrava di cui parli te, Mega Megalomane, non mi sembra siamo più informato. Non ne sono sicuro, potrebbe esserlo. Boh. Forte. Non penso mazzo troppo da meta. Però comunque contro i vari Urshifu, cioè, da fastidio sicuramente. Però. Ah no, aspetta. Contro Jolteon. Beh, però con la Gallarmine gli fai. No, questa... è vero, sì. No, è vero, non fa KO. Vabbè, ma assegna energia in più. No, non basta. Contro Jolteon in effetti è più complicato. Cosa fa? Vibrava? Schifo. Contro Jolteon gli fai. Beh, sei comunque un Pokémon da un premio che fa 200 danni. Però sì, è vero, contro Jolteon potrebbe essere complicato. Dipende quanto ti riempi la panchina. Però. Ma credo che sia un 50-50 a vederlo così. Thank you for the cheers, Anonymous Cheater. Thank you very much. No, Jolteon è forte, Jolteon rimane forte, Alex, vai tranquillo. Hitmontop. Purloin. C'è anche un altro Flygon, è vero, sì. Lipard scarta una carta dalla mano e pesca due carte. Stessa abilità di Cincino, ma non si prende quella level ball. Non so cosa gli è venuto in mente. Perché bastava fare 10 punti salute in meno ed eravamo a posto. Quindi no, bella illustrazione però. Impidim. Ah, dite in Eternatus. Serve. Secondo me non serve. Cioè, hai già 4 Crobat V. Che ti frega l'iPad. Cioè sì, puoi giocarlo. Magari giocare senza Crobat. Così almeno sei meno vulnerabile a sentire Bianca Cima, però... si può provare, secondo me non serve. Impidimp. Morgrem. Grimmsnarl. Per ogni energia buio assegnata a questo Pokémon, fai 30 danni a un Pokémon dell'avversario. E quanti devi mettergliene proprio per fare tanti danni? No. Cioè, con i Dragon lo carichi di energia, ma non lo carichi più. Sicuramente il mio caro amico Little Dark Fury farà un video su questo mazzo e sarà un video bellissimo, quindi tenetelo presente e guardatelo quando uscirà, io lo guarderò sicuramente, però... no.
Morpeckov, bellissimo. 30 danni e torna in panchina. 120, si è utilizzato Marnie's Pride, 240 danni. Perché dovrei giocare questo e non Moltres V? Perché dovrei giocare questo e non Moltres V? Fai 50 danni in più, ok, però Moltres V lo carichi senza fatica, quindi devi usare Marnie's Pride. No. Ciao Vax, dai, alla prossima, eh. Buona serata. Marnie's Pride è una carta aiuto che dice: assegna un'energia base dagli scarti a un tuo Pokémon in panchina. È tipo Beat, però dagli scarti anziché dalla mano. Il BDF, io mi Scavalier. Subisce 100 danni in meno dei Pokémon V, quindi è come se avesse 220, fa 90 danni e 60 a un Pokémon in panchina. No, fa schifo. Perché fa 240? Perché se usi Marnie's Pride fa 120 danni in più. Zamazenta V. D'altronde c'erano soltanto due Zamazenta V in formato, quindi perché non stamparne un terzo? E perché non fare forte anche questo? Vediamo prima l'attacco. 120 danni, più 30 per ogni carta premio che ha preso il tuo avversario. Quindi a fine partita facciamo 270 danni. Però, prima della fine della partita facciamo comunque un sacco di danni. È forte. È oggettivamente forte. Abilità. Se usi l'abilità ti finisce il turno. Scarta la mano, pesca 5 carte. Cosa dite? Allora, è forte, è simile a Zacian V. Cioè, anziché pescare 3 carte, scarti, peschi 5. Sono due cose simili ma diverse. È figo. In un mazzo Bronzong ci sta benissimo. È proprio molto figo. A me piace. Poi l'illustrazione, wow. Cioè, secondo me non sarà usato. Cioè, non riesco a immaginarmelo nella pratica adesso in un mazzo. Però, tipo, in qualche mazzo, qualche esperimento con Bronzong, oppure qualche mazzo che vuole scartare tanto, tipo, non so, Mad Party vogliamo giocare? Tu piazzi 2 Zamazenta, 4 Ultra Ball, eccetera, 2 Oranguru, così metti in mazzo l'energia o cose varie. Primo turno con Zamazenta scarti tutto. Ci può stare, eh? Contro Rayquaza, cioè per Rayquaza, boh. Cast Form, è vero! Grande Alex! No, terzo Zacian V non c'è, non mi sembra almeno. Mi auguro che non ci sia. C'è Aggron V. Devo veramente leggerla. Ci metto più tempo a leggerla, vabbè. 90 danni e 32 Pokémon in panchina avversari. Ok. 150 danni, e se ha già i danni su di sé diventano 300. Sì, però con 5 energie. Ah no, se il Pokémon avversario. Aspetta un attimo. Oh, non fa così schifo. Aspetta. Se il Pokémon attivo dell'avversario ha già dei danni, tu fai 300 danni. Cioè, ci vogliono 5 energie, eh. Però, tipo, in quei mazzi Bronzong, tipo con Togekiss, che li riempi di energie e poi li esposti, tu se ti Aggron, poi in qualche modo devi mettere quei danni, vabbè. Ok, cioè non lo vedo competitivo perché sono 5 energie, però è figo. Kingler Aggro. No, mi sa che Kingler assegna solamente i Pokémon acqua, però. Abbiamo anche il VMAX, eh? 3,30. 150 danni, scarta prima carta e ammazza l'avversario. Oppure 270 e si infligge 30 danni. Secondo me è meglio il V. Cape of Toughness con un grande setup potrebbe essere un buon mazzo. Bronzong Zacian, sì, secondo me. Cioè, non so se baserei il mazzo interamente su Aggron, però si potrebbe anche fare. Cryogon ad Aggron. E poi i danni come li metti? No, allora Aggron secondo me si poteva fare un mazzo meme, però troppe energie davvero. Cioè, ci sono mazzi che fanno la stessa cosa con molta meno fatica. Cioè, per dire, solamente Charizard V-Star. Cioè, se giochiamo Aggron, perché non dovrebbe essere giocato Charizard V-Star? Che vince all'istante.
Sarah Vistar, cioè, pesca le sette carte inizio partita e ha già vinto contro aggro, quindi c'è, boh. Vabbè, a me piace tantissimo come Pokémon Aggron, però se non avessero competitivo ogni tanto sarebbe meglio. Dracovish V, a me questo Pokémon non piace. Oh. So che a molti piace, a me non piace proprio. 60 danni. Ciao Ocean Boom, assolutamente, poi questa live diventerà un video su YouTube, assolutamente sì. Mi fa sempre ridere quando dici Fedez. Porterai Aggron Stall? No, Aggron Stall. E no, ma c'è... No. Perché Stonejourner si assegna le energie e si toglie i danni assegnando le energie. Con Aggron come faccio? Dracovish, 60 danni. Scarti le tool dall'avversario. Se le hai scartate fai 180. Se l'avversario non ha delle tool assegnate fai 60 danni. Secondo attacco 210, non può rifare questo attacco il turno dopo. Con due energie acqua e una erba. Ok, va bene. Druddigon, ma che bello. 40 danni, se hai subito un KO ne fai 160. Energia fuoco, energia acqua però, raga. Cioè... Melony. Sì, però hai voglia a caricare, cioè, non... cioè, giochi sui Kun piuttosto. Dragon Claw, no? Axew. Ultra Evolution. Se fai testa, premi direttamente Axorus e lo evolvi. Fantastico. Sta venendo sul freddo adesso. A quanto pare avevo caldo prima, che l'ho arrivato a casa di fretta. Arrivo, eh. Pare che sto maglione è pesantissimo. Ok, abbiamo poi Fracture. Wow, nel campo, ma che roba, bellissimo. E Axorus cosa fa? Ma dai, cioè tutta sta fatica per questo. E se facessero un Axorus bello forte non sarebbe male. Niente, pazienza. Drampa, che bello. Pesca due carte, fai 160 e scarta due carte dal tuo mazzo. 160 più Leon fa KO Crobat. Vabbè. Sai che roba. Carte forti ce ne sono, chiedo per un amico. Ale, ne abbiamo visto un bel po' di carte forti. E la più forte arriva tra poco, siamo già ai Pokémon in colore. Sta per finire la live, abbiamo quasi finito. La più forte è l'ultima che vediamo oggi, senza neanche farlo apposta. Ne abbiamo visto un bel po' di carte forti comunque. Ah, ok, è già arrivata. Ragazzi, siete pronti? Avrei voluto mettere un po' più di suspense, però evidentemente era già il turno di Arceus. Ci siamo. Arceus V. Secondo attacco 130 danni, fa niente. Primo attacco. Cerca nel mazzo 3 energie base e assegna le tue Pokémon V. Tu puoi assegnargli l'energia quella doppia che esce adesso. Cerchi 3 energie base e le assegni. E vuol dire che tu inizi il secondo turno con un'energia doppia davanti e 3 energie base dietro. Quindi già qua... cioè non abbiamo neanche visto il V-Star, questo è solamente il V. Possiamo giocarlo con i Battle V-Pass e i Cramobot, per esempio. Così possiamo cercarci direttamente l'energia speciale. E prendiamo Pokémon base da caricare. Cioè, che forte. Che forte. Che forte. Tra l'altro, c'è qualche... Ragazzi, possiamo giocarlo con Luminion V e un Mono Pierce che fa cercare nel mazzo le carte energie direttamente. Quindi tu con una Quick Ball o un Ultra Ball ti prendi Luminion, ti prendi Crobat e l'energia speciale per Arceus. Ah sì, l'energia speciale peschi con Crobat. E vabbè. Cioè, si potrebbero inventare infiniti mazzi basati su Pokémon V da caricare con Arceus. Con questo motore. Questa è la fase di fantasia, e non so se poi nella pratica Arceus verrà giocato in questo modo, anche perché abbiamo ancora parlato del V-Star. Però, cioè, teoricamente si può fare questa cosa. Già questo è fortissimo. E mi ricordo che quando hanno rivelato questa carta, non si sapeva ancora che ci sarebbe stato il V-Star. C'era solamente il V. E quindi abbiamo detto, ah, fortissimo Arceus V, che bello. Ok, qualche mese dopo, V-Star. Ah! E puoi giocare Dunsparce che toglie la debolezza ai Pokémon di tipo normale. Fortissimo. Quindi contro Urshifu non perdi più.
E no, ragazzi, ricordatevi di Dunsparce. Dunsparce è un Pokémon base, lo metti in panchina e Arthur non ha una debolezza. A posto. Quindi devono metterlo KO. Però se tu fai boss, KO Dunsparce. Cioè, ok, non è attaccato Arceus. E io tra l'altro penso che ne giocherei anche due di Dunsparce. Dipende quanto sono forti i mazzi lotta. Wow. E ora l'ultima carta che vediamo stasera, ragazzi. Sta per finire la live. E l'ultima carta è quella che probabilmente sarà la più forte del set. E quella che andremo avanti a vedere per tantissimo tempo fino a stufarci. Arceus V-Star. Pausa di silenzio per farvi vedere questa carta, che tra l'altro è anche bellissima. Cioè, guardate i colori. Io sono curioso di vedere dal vivo questa carta. Sarà una cosa incredibile. Small Bubble, volevi un mazzo meta? Guardalo, ce l'hai davanti adesso. Ti aspettavi che è il Deo. Arceus V-Star. 280 punti salute. Nessuna debolezza perché abbiamo Dunsparce. Due costi di ritirata. E vale due premi. È praticamente un V-Max che vale due premi. Col primo attacco fai 200 danni. E poi cerchi le tre energie base nel mazzo e le assegni tuo Pokémon V in panchina. Quindi quello che avresti fatto con Arceus V al primo turno, se tu parti per primo, al secondo turno lo fai con Arceus, ma fai anche 200 danni. Ma sì, perché no? Dopotutto, tu tendenzialmente potresti anche caricare un Arceus in panchina, essere danneggiato, fai Demetra e attacchi con l'altro Arceus. Poi ricarichi Arceus, rifai Demetra e va. Cioè, puoi farlo. Poi magari non si farà neanche, perché non servirà nemmeno da quanto è forte. Però puoi farlo. L'abilità dice, vabbè, nel tuo turno, una volta partita, cerca due carte qualsiasi nel mazzo e poi rimischi il mazzo. E non è che ti finisce il turno, semplicemente lo fai una volta partita. Quindi ti cerchi direttamente Demetra, per dire. Ti cerchi il boss. Cioè, boh, non lo so. Non lo so. Cioè, credo che Sentiero Bianca... Sì, Sentiero Biancacina blocca questa abilità, quindi magari si vedrà utilizzato un po' di più, perché... Cioè, Demetra non funziona... Perché? Se funziona sui V-Max, perché non dovrebbe funzionare sui V-Star? Cioè, boh... Cioè, no, chiaro, una volta a partita puoi usare questa abilità, però se le partite durano 4 turni... E il primo turno non puoi settarlo. Cioè, va bene. Demetra non è un granché perché ha 3 di costo di attacco. Ma tu quando attacchi metti 3 energie in panchina. E quindi scarti le energie davanti. Però attacchi con quello che hai caricato dietro. Quello. V-Max e V-Star sono diversi. Però Demetra parla di Pokémon evoluzione. La V-Star è un'evoluzione. È come se fosse un V-Max, però un V-Star. E boh, è fortissimo. Dai, cosa volete dire più di così? Salva ha detto... Ha pochi punti salute. No, Salva, perché vale due premi. Questo è come se fosse un Pokémon V, ma a 280. Pare che nessuno ti vieta di mettere amuleto grande. Cioè, 280 con due premi. È come Wailord. È come Wailord V, praticamente. No, Mantello no, perché non è un Pokémon base. Eh sì, i Pokémon V-Star valgono due premi, ragazzi. Questo è il punto. Questo qua sarebbe forte anche se fosse un Pokémon V-Max. Però è V-Star. Voi immaginatevi mettere KO 3 Arceus V-Star in una partita. Voglio vedere, eh. È fortissimo. Ma poi carica... Cioè, ti cerchi nel mazzo le energie base e le assegni. E tu potenzialmente puoi giocare Pokémon di tutti i tipi che vuoi e li carichi in questo modo. Cioè, per dire, energia in colore, tra l'altro, tu hai per attaccare con Arceus. Puoi dire, non so, gioco uno Zamazenta e scelgo di giocare l'energia metallo, carico Zamazenta. Sei contro un mazzo solamente con i Pokémon V, ma stacchi con Zamazenta. Puoi fare quello che ti pare. Cioè, l'idea è, tu parti con un mazzo mono Arceus, con un motore che lo faccia funzionare, e basta, solo Arceus. E poi dici, contro cosa perdo? In base a quello, scegli il colore delle energie, scegli che tech giocare, te la carichi e basta. È fortissimo. Fortissimo.
Tra l'altro, ecco, qualcuno ha letto V-Union. Tu con Starbirth, con l'abilità, che tra l'altro è il nome dell'espansione, ti puoi cercare al mazzo due pezzi di un V-Union, per esempio. Oppure ti prendi, che ne so, l'avventuriera e una, come si chiama, la campanella. Con l'avventuriera prendi tre pezzi di V-Union, con la campanella ne prendi un altro dopo che li hai scartati, e tu con l'abilità setti un Pokémon V-Union volendo. E per farvi un esempio, poi non è che si farà, beh, si potrebbe anche fare. Non arrabbiatevi per Mew VMAX, arrabbiatevi per Arceus V-Star piuttosto. Questa carta è troppo forte. Cioè, fai quello che ti pare. E tu non devi neanche giocare Drizzle per prendere eventualmente Demetra o il boss. Hai l'abilità. Perde da Mew. Perché perde da Mew? Come fa a perdere da Mew? Cioè, sulla base di cosa dovrebbe perdere da Mew? Che Mew sì, lo può mettere capo in un attacco, ma deve giocare tante compresse. E Arceus vale 2 premi, mentre Mew vale 3. Entrambi si mettono capo in 2 attacchi. Non shotta Mew, ma Mew shotta lui. Mew lo shotta una volta. Spero che non stare parlando di giocare Meloetta con 4 energie in gioco, perché dopo un KO ne scarti uno, non lo fa più. Vabbè, grazie. Era quello che intendevate. Ok. Però forse una volta lo fa. Ma stiamo parlando di 2 premi. Se Mew mette KO Arceus V-Star in un solo attacco, poi ci sono altri 2 Arceus V-Star da mettere KO. Cioè, dai, è troppo forte. Ma poi ti cerchi nel mazzo 2 carte. Puoi giocare qualunque cosa. Puoi prendere 2 Fan of Waves e togli 2 energie speciali a Mew. Cioè, per fare un esempio. No, ma secondo me allora, cioè, non è schiacciante la vittoria di Arceus su Mew, assolutamente. Però secondo me è molto forte Arceus. Cioè, non perde contro Mew. Wow. Urshifu lo batte? No, perché tu giochi Dunsparce e togli la debolezza ad Arceus. E quindi Urshifu voglio vedere come fa a metterlo KO. Fortissimo. Tutto da esplorare, perché nel momento in cui tu prendi 3 energie dal mazzo, qualcuno le devi assegnare. ADP le assegnava a Zacian e anche ad altri Pokémon. Arceus a chi le assegnerà? Boh. Fortissimo, ragazzi. Davvero forte. Ancora nessun Weavile VMAX. Allora, Pokémon VMAX non ne stamperanno più. Io spero in Weavile V-Star. Lo spero davvero tanto. Puoi anche caricare Duraludon VMAX se hai voglia, certo. Va bene, ragazzi, io vi saluterei anche perché abbiamo finito le carte e tra l'altro sono le 10 in punto. Cioè, non ho neanche fatto apposta. Precisi nei tempi siamo rimasti. A prestissimo. A prestissimo. Ciao.